Questa mattina prima visita a Milano del nuovo ministro dell'Interno Piantedosi, che ha partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il sindaco Sala ha chiesto 500 nuovi agenti di polizia locale in città. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la prefettura, con Elena Scarrone. Sì, si è concluso veramente pochi istanti fa questo appunto incontro, o meglio la conferenza stampa che appunto ha seguito l'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza qui a Milano. Il ministro Piantedosi ha parlato di un rapporto molto costruttivo con tutte le autorità presenti, in particolar modo anche con le autorità giudiziarie. C'erano appunto il procuratore aggiunto antimafia Alessandra Dolci e anche il procuratore minorile Ciro Cascone, del procuratore appunto del Tribunale dei Minori, perché fra i temi oggi sul tavolo del Comitato Provinciale proprio anche la questione delle bande giovanili, delle rapine in centro degli orologi di lusso che hanno creato e destato particolare allarme. Ecco, fra i temi affrontati durante il Comitato Provinciale anche quello delle occupazioni delle case abusive. Due giorni fa, lo sappiamo, è stato sgomberato appunto il palazzone dell'Aler in Via Gola. Sentiamo però appunto prima che cosa ha detto il ministro Matteo Piantedosi riguardo alla richiesta fatta dal sindaco Sala, il quale ha proposto di aumentare di 500 unità gli agenti di polizia locale, ma ha chiesto al ministro di fare altrettanto con gli uomini dello Stato, delle forze dell'ordine. Sentiamo cosa ha detto, poi torniamo qua. Ho detto al sindaco che sicuramente il riferimento che lui mi ha chiesto di avere, quello dei 500 uomini in più, è un, come dire, un punto di riferimento che terremo in debita considerazione, ma sicuramente anche a partire da questo tema Milano e le aree metropolitane avranno un'attenzione particolare.